Ah, giustamente deve scaricare Red RedRx. Sai, ho solo quei 60 giochi che li utilizzano e non si sa mai. Buon salve a tutti, io sono Enotmi e benvenuti su Stacking. Senti che musichetta? Il Clan Blackmoor. Beh, è un po' particolare. Papà! Se non si era... Venite tutti qui, Albert, Agatha, Abigail, Archibald, anche tu, Agnes. Tutti colà? Ma va. Ehi! Quanto piccolo quello là? Oh, scusa, Charles, non ti avevo visto e ora ho delle notizie bellissime da darvi. Andrò in guerra. Si tratta di cibo, papà, carta igienica, coperte. I nostri problemi di soldi sono finiti. Sono diventato spazzacamino. Ah, spazzacamino capo presso la nuova azienda del barone. Devo partire subito, ma tornerò presto. Ti voglio bene, papà? Ha detto. Dopo parecchie settimane. Ma c'hanno la porta divisa per l'altezza. Bambini, vostro padre non è tornato. Non abbiamo più soldi. Abbiamo già venduto quasi tutto quello che possedevamo. Quanto triste. Ma non c'erano più neanche il tavolo. Oh, nonce. Bam, la polizia! Sono qui per i bambini, non avete pagato i vostri debiti! Loro devono venire con me come apprendisti! Potevo andare peggio! No! Non può prendere i miei bambini! Non preoccuparti, mamma, pagheremo i debiti e torneremo presto! Quanto... dice di no? Tu puoi stare qui, ci serve solo... Ci serve gente che lavori sodo. Non ho visto. Guarda quanto piange il piccolo Charles. Un mese dopo arriva anche la madre, non lo so. È arrivato un uccellino. Mamma, ci hanno ingannati. Gli uomini del barone mi hanno intrappolato con altri bambini alla stazione ferroviaria reale e non possiamo fuggire. Albert. Oh, nonce. Quindi dobbiamo andare a salvare il nostro frate i nostri fratelli? Ma Charlie, cosa pensi di riuscire a fare? Gli uomini del barone sono pericolosi. Pff, pericolosi, dicono. Ricorda il motto di famiglia, mamma. Gli spazzacamini della famiglia Blackmore non c'è segatura di cui non possiamo prenderci cura. Diglielo, Charlie, diglielo. Alla stazione più vicina. Quel carretto sembra andato, ma devo farcela. Ok. Sì, figurati. Oh, su via! Non sono così piccolo! E invece... Cos'è tutto questo baccano? Bisogna di... Ma, signor senza tetto, per favore, devo andare a salvare i miei fratelli. Devo andare alla stazione per salvare mio fratello. L'hanno rapito, infatti, vedi? Allora spostati, aiutare un compagno di viaggio è un dovere per noi vagabondi. Bravo, signor vagabondo. Vediamo quanto corre questo aggeggio. Poco, mi sa. Attenzione. E invece... Ok. Questo posto è enorme! Ed è molto più caldo dello scaldo... Eh? Non ho letto. Senza una ruota, ho paura che lei sia bloccato qua, signore. Oh, nonce. Non preoccuparti, ragazzino. Non ho niente di meglio da fare. Mi chiamo Levi. Levi il vagabondo. Salve, Levi il gavabondo. Il vagabondo. Non... Gavabondo. Wow, sembra interessante. Ho già detto quanto è bello e caldo questo posto? Sì, l'hai già detto. Eccoci, amici! Sono Charlie. Benvenuti in questo bellissimo gioco. Non posso saltare, posso solo muovermi. Ehi, Charlie, vieni qui. Adesso arrivo. Adesso arrivo. Come potete notare, è un gioco un po' particolare. Un pelo particolare, sempre della Double Fine, figurati. Parliamo col signor vagabondo. Non temere di parlare alla gente, è spesso il modo migliore per ottenere aiuto. Ok. Oh, nose. Coalizione dei forzati. Pa. Ti prego, non posso più di spalare carbone, non ho nemmeno la pala. Giustamente. Ora hai la pala. E adesso? Eh? Qual è la tua scusa?
Io e Albert dovevamo spalare il carbone, poi è iniziato lo sciopero. Ci penso io. Poni fine allo sciopero dei treni. Fai in modo che i tre membri della corporazione treni lascino la lounge e vadano alla banchina dei treni principale per parlare con il sindaco del carbone in sciopero. Ok, inagibile non entrare, è un muro, non si può entrare. Quindi, come potete notare, siamo tutti matriosche. E normalmente cosa fanno le matriosche? Si incastrano. Sono un signore rispettato io. Largo! Largo! Ho proprio bisogno del signore delle chiavi. Ok. E non so qual è il signore delle chiavi. Devo trovare il signore delle chiavi. Signore. Salve, signor pelato. E lei, signore delle chiavi? Salve, bambina. E lei, signore delle chiavi? Sei tu il signore delle chiavi? Direi di no. Mi scusi. E lei, signore delle chiavi? Quindi, usciamo da questo? Ah, guarda che sono... Posso sorseggiare il tè? Ma che bello. Ma che bello che sorseggio il tè. Salve, sono il signore delle chiavi. Perché ho una chiave in testa. Ah. Vedi? Non posso credere in ciò che leggi. Cosa leggi? Signorina, lo sciopero di treni su tutti i giornali. Accidenti. Vediamo di farlo finire, va? Che qua mio fratello c'ha bisogno di una mano. Permesso, permesso, scusate. Ma questa signora ha un cappello strano. Lounge Real, ah, salve. Salve signore, le persone senza vita non possono accedere al lounge. Va bene. Se vedo anche un solo imbucato nel lounge, pulisco tutti via a casa. Tutti? Salve guardia. Non può entrare qui, solo chi ha l'invito può accedere alla lounge. Non mi lascerò distrarre nuovamente dalla bellezza. A meno che lei non sia una signora bisognosa di aiuto, è inutile che ci parliamo. Finché rimango al mio posto, le porte resteranno chiuse a chiave. Mi serve una signorina che ha bisogno di aiuto. Forse questa? Ah, posso sedurla. Guarda. Ehi, bel maschione. Come scusa? Faccio così, lo seduco. Tum tum. Vado dietro di lui e ci entro dentro. Aha! Sono una guardia. Posso aprire. Permesso. Salve. Salve signor anfitrione. Come sta? Immagino che lei non abbia un invito. Sono una guardia. Torna fuori e sorveglia questo posto. Ci sono degli ospiti indesiderati. Tutti fuori. Ma no, no. A quanto pare fanno entrare cani e porci. Andiamocene, signori. Vabbè, almeno se ne vanno. È giusto, no? Quindi, ora facciamo una cosa del genere. Entriamo qua. Posso usare il fischio. Bellissimo. Oh, la porta! Quanto? Anche meno. Sono qua gli scioperanti. No, non sono qua gli scioperanti. Ah, sì, eccoli qua. Salve. Quanto urlate. Signori, questa pazzia deve finire. Sono d'accordo. Signore, non possiamo metterci a spalare carbone. Se la corporazione treni non risponde ai nostri bisogni. Ok. Ben detto, accoglieremo tutte le vostre richieste. Ah, ok, così? Sta dicendo che userete la noce moscata per i nostri pasti. Ah, vedi? Volevano la noce moscata. Macchinista Ulisse, libera i bambini, non ci servono più a spalare carbone. Ah, così? Ma usavano i bambini per spalare... Ma allora, nel frattempo nella sala carbone... Albert, lo sciopero è finito! Scappa, Albert! Quanto felici tutti! Urrà! Eh sì. Non so come, ma mi hai salvato, Charlie! Ci hai salvati tutti! Manca ancora tutti... Esatto, tutto il resto della famiglia, però. So solo che nostra sorella Agatha si trova a bordo della nave a vapore dorata del barone. Ok, quanto particolare. La troverò! Vado a casa e da lì alla mamma... E di alla mamma che sta bene, è così preoccupata. Che stai bene, mi sa. Signore, qualcuno lo aiuti, per favore. Ok.
Va bene. Meglio il signore delle chiavi o il signor vecchio, che ascolta male? Ah, che male.